Dopo essersi ben stabiliti nella scienza vedica, gli atei distruggeranno gli abitanti di molti pianeti, solcando lo spazio su solide aeronavi invisibili progettate dal grande scienziato Maya. Allora il Signore turberà le loro menti, apparendo sotto l'aspetto affascinante di Buddha e predicherà i principi elementari della religione. Ripeto, dopo essersi ben stabiliti nella scienza vedica, gli atei distruggeranno gli abitanti di molti pianeti, solcando lo spazio su solide aeronavi invisibili, progettate dal grande scienziato Maya. Allora il Signore turberà le loro menti, apparendo sotto l'aspetto affascinante di Buddha, e predicherà i principi elementari della religione. Spiegazione di Srila Prabhupada. La manifestazione di Buddha di cui parla questo verso, non è il personaggio storico che noi conosciamo. Secondo Srila Jiva Goswami, l'avatara di Buddha menzionato qui apparve in un altro Kali Yuga. Infatti, più di 72 Kali Yuga si succedono durante la vita di un Manu. E questo particolare Buddha sarebbe apparso in una di queste ere. Quando tra gli uomini il materialismo diventa troppo marcato, il Signore scende nella forma di Buddha per insegnare quei principi religiosi che sono dettati dal più elementare buon senso. La non violenza o ahimsa, per esempio, non costituisce un principio religioso in sé, ma è una delle qualità principali nelle persone veramente inclini alla spiritualità. Si tratta dunque di una religione fondata sul buon senso più elementare, poiché predica innanzitutto di non fare torto a nessun essere vivente, altrimenti questo peccato si ritorcerà sul suo autore con altrettanta forza. Ma prima di considerare questo principio di non violenza, occorrerà adottare altri due principi, cioè l'umiltà e l'assenza di orgoglio. Infatti, senza essere umili e liberi dall'orgoglio, non si può essere benevoli e non violenti. Quindi, alla non violenza seguono la tolleranza e la semplicità. Bisogna anche offrire i propri omaggi ai grandi predicatori e ai capi spirituali. Occorre inoltre educare i sensi per raggiungere il controllo delle proprie azioni, imparare a distaccarsi dalla famiglia e dalla casa e praticare il servizio di devozione offerto al Signore. Allo stadio finale, l'uomo deve accettare di servire il Signore e diventare suo devoto, altrimenti non si può parlare di religione. In ultima analisi, Dio deve sempre essere al centro di ogni forma di spiritualità, perché i criteri morali in se stessi sono soltanto principi religiosi secondari, definiti generalmente upadharma, ciò che si avvicina ai principi della religione.
Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakamvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Brishabano Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada ki jai. Allora, oggi si parla in questo verso di Buddha come avatar, che è il supremo che prende questa forma molto particolare e viene a diffondere i principi dell'Upadharma. Però, come spiega Srila Prabhupada nel commento, è importante sapere che il Buddha di cui si parla in questo verso non è il Buddha che appare in questo Kali Yuga. Che è apparso 2500 anni fa circa, ma si tratta di un altro Buddha, un'altra situazione. È interessante vedere che spiega che quando gli atei, attraverso la conoscenza vedica, hanno sviluppato particolari poteri, loro si divertivano con le loro astronavi costruite da Maya, da questo architetto piuttosto famoso nell'universo, e giravano a far disastri per tutti i pianeti con queste astronavi invisibili. E Mari, ricordato, ci siamo ricollegati. Martedì abbiamo parlato di questi lila di Krishna Balarama e Shalva, vi ricordate, che aveva costruito questa aeronave e voleva distruggere Dwaraka. Quindi, alle volte si parla degli UFO, no? Si parla di questi extraterrestri, queste aeronavi che si vedono nel cielo, qui c'è una descrizione. Speriamo che siano bravi e buoni questi e che ci lasciano in pace. Ma perché viene annoverato tra gli avatar Buddha? Perché è questa incarnazione che viene a diffondere una conoscenza basata su dei principi molto, li definisce qui più volte, molto elementari, cioè quindi parla della non violenza. Allora Buddha viene con questa potenza e lui l'unica sua arma, se vogliamo definirla così, era la sua parola. Ma era così potente perché era basata su dei principi solidi del Dharma e dell'austerità, che aveva molta influenza sulle persone. E questo è il caso anche del Buddha che è apparso invece in questo Kali Yuga, che è apparso perché persone senza scrupoli si erano impadronite della conoscenza dei Veda attraverso
e seguendo alcune procedure particolari avevano trasformato gli yagya in sacrifici animali. Quindi, in veri e propri mattatoi, e se andiamo indietro nella storia, no, anche al tempo di Cristo, che avevano trasformato questo tempio, a un certo punto Cristo cosa fa? Va e spacca tutto perché non ne poteva più. Cosa avete fatto della casa del Signore? Disse, no? È famoso questo passatempo di Gesù. E prima in India, questi cosiddetti Brahmana, in nome dei Veda e dei sacrifici vedici, facevano fuori un sacco di animali. E allora il Buddha è apparso per predicare la Ahimsa. Infatti, alcune tradizioni, citano questo verso, Ahimsa Paramo Dharma. Ahimsa Paramo Dharma. La Ahimsa è il Dharma supremo. No, è come andare in un quartiere di ladri e dire non rubare è il comandamento più importante. Sì, è il più importante in un quartiere di ladri e tra l'altro non sono neanche in tanti che lo seguono e se esageri nel predicare questa buona nuova ti fanno anche fuori, ti rubano anche il portafoglio e poi ti mandano a fare qualcos'altro da altre parti. Però lì è il Paramo Dharma, è la religione suprema, perché si può solo arrivare fin lì e non si può portare una conoscenza più elevata. E così il Buddha è venuto e ha portato, questa è questa incarnazione particolare, ieri si è vista l'incarnazione, l'altro ieri, di Vyasadeva che viene dotato di questi poteri, no? E attraverso i suoi scritti riesce a creare una rivoluzione per il genere umano. Così Buddha ha creato questa rivoluzione e soprattutto è riuscito a fermare, cosa ha fatto praticamente parlando? Ha spostato le masse da persone che credevano in questi Brahmana, che in nome dei Veda facevano i sacrifici animali, l'ha convinti a non dar più retta a questo, ha tolto tutta l'audience. È come se arrivasse qualcuno così potente che riesce a togliere tutta l'audience ai canali principali televisivi. Dopo un po' chiudono perché gli sponsor fa quanti come si chiamano in no, spettatori. Quanti sì, audience, quanti spettatori hanno visto il programma? 27. Ah, caspita, allora tutti i supermercati, tutte le fabbriche di automobili non investono più su quei canali perché non li guarda più nessuno e quindi investono. Ed è quello che sta succedendo anche nel mondo delle comunicazioni. Adesso molti investono su Facebook, sulle pubblicità che si vedono da quelle parti perché ormai stanno facendo una grossa audience, no? E così il Buddha ha spostato l'audience e ha detto: lasciate stare i Veda, lasciate stare i Veda, seguite questi principi, diventate non violenti. Seguite, seguite. Allora le persone hanno cominciato a cambiare modo di interpretare la realtà, hanno smesso con i sacrifici animali che procuravano un sacco di karma e hanno cominciato a diventare più buoni. Però per sviluppare questa ahimsa, spiegaci la parola nel commento, bisogna diventare anche più umili e sviluppare le qualità Brahminiche, Samoda, Mastapa, Socham, Shantir, Arjavam e Vaccha, Gyanam, Vigyanam, Astikyam, Brahma, Karma, Svabhavajam. Bisogna sviluppare questi principi di tolleranza, di equanimità, di controllo del sé, di veridicità, eccetera. No? Quindi, però, spiegaci la Prabhupada, spiega nel verso, l'ultima parola che nel verso dice Opa Dharmyam.
non sono veri principi religiosi, non è l'apice della spiritualità, ma sono dei principi che vengono definiti appunto Upadharma, sussidiari al Dharma vero e proprio, al Sanatana Dharma. Ma tempo, luogo e circostanze, e Krishna nelle sue infinite forme appare per risollevare la situazione che stava andando, che stava, il pianeta con tutti i suoi abitanti stava sprofondando, stavano creando un karma così pesante e allora c'era bisogno di alleggerire il fardello. Siccome tutti seguivano questa cosiddetta religione in nome dei Veda, Buddha è venuto e ha detto: non seguite i Veda. Allora, in accordo alla conoscenza degli Acharya, chi non segue i Veda è considerato un ateo. Infatti, il buddismo diffonde una forma di ateismo. Anzi, se tu chiedi ai buddisti, dici: no, ma noi, secondo noi Dio non c'è, no? Noi portiamo la Ahimsa, portiamo il Dharma, portiamo, eccetera, tutti questi principi. Che se però andiamo ad analizzare, tutti questi principi sono stati presi dalla conoscenza dei Veda. È stata una rielaborazione dei dati in accordo a tempo, luogo e circostanze. Poi, cosa è successo nel corso della storia più recente, se possiamo definirla così, siccome in nome di questi principi la gente stava diventando completamente atea, allora è venuto Shankaracharya e ha sconfitto molti buddisti. Erano diventati seguaci di Buddha e ha riportato in auge la conoscenza dei Veda. E questa incarnazione, questo personaggio particolare, Shankaracharya, era un'incarnazione di Shiva che è venuto con questo preciso compito di riportare in auge i Veda. Quindi anche lui era dotato di grandi poteri. E ha fatto in modo che nel corso dei decenni, poi dei secoli, con tutti i suoi seguaci, le persone ha spostato anche lui l'audience dal buddismo all'impersonalismo. Quindi ha portato prima di tutto a risviluppare fiducia nella conoscenza dei Veda e poi a dare un'interpretazione però impersonale della verità assoluta, per non creare uno strappo eccessivo, no? Quindi tutti erano diventati atei, ha detto: ma seguendo i Veda ci si rivolge a una realtà suprema, impersonale. Ma anche questo non è il Paradharma, eh? E quindi gli Acharya successivi che sono venuti, sono discesi in questo mondo materiale, da Ramanujacharya, poi Madhvacharya e poi Sri Chaitanya Mahaprabhu, logicamente, sono riusciti a interpretare perfettamente la conoscenza dei Veda e a portare invece, come nello Srimad Bhagavatam, Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdhyate. Sì, i Veda parlano di una realtà impersonale, ma non è l'ultima meta della conoscenza dei Veda, ma c'è sopra al Brahman c'è Paramatma e sopra Paramatma c'è Bhagavan, l'aspetto personale della verità assoluta. E se noi vediamo tutti questi personaggi che si sono così susseguiti per portare queste testimonianze importanti e stabilire Saddharma Samstapako, quando elogiamo i sei Gosvami di Vrindavana, Nana Shastra Vicharanaika Nipuno, Saddharma Samstapako. Hanno stabilito il Saddharma perché erano dotati di grande potere e questo potere gli veniva dalle grandi austerità che compivano.
Ecco perché si diceva ieri sera, perché sviluppare questo vairagya? Perché senza distacco non c'è potenza, il nostro verbo non ha forza, le persone non ci credono e fanno bene perché pensiamo una cosa e ne diciamo un'altra. E quindi il verbo non riesce a penetrare nella coscienza delle persone ed è meglio che sia così. E invece se c'è purezza e quindi c'è equilibrio tra il pensare, il sentire e il volere, allora nella vibrazione sonora c'è potenza. E cosa ha fatto Srila Prabhupada? Ha parlato in ultima analisi, non è che ha costruito grattacieli, sì, quelli l'ha fatti costruire alle ditte che costruivano. Ma lui ha parlato, semplicemente parlato. Parlato e scritto. In Kali Yuga bisogna anche scrivere, perché verba volant, scripta manent. Jiva Gosvami, che viene citato oggi qui, che è considerato il più grande filosofo nella storia di tutti i tempi, perché tra tutti i filosofi, tra tutti i ricercatori della conoscenza dei Veda, e i Vaishnava sono considerati i più elevati e tra tutti i Vaishnava che hanno studiato la conoscenza dei Veda, Jiva Gosvami è quello che è riuscito a appunto questi Nana Shastra Vicharanaika. Nana Shastra vuol dire tutti gli Shastra, tutte le scritture, è riuscito a analizzarle tutte e pensate che ha scritto 400.000 versi durante la sua vita, quindi immaginiamo un'opera colossale che è diventato, i suoi Sandarbha e tutti i suoi scritti, il punto di riferimento per le generazioni di Vaishnava che si succederanno per i prossimi 10.000 anni. Quindi pensiamo all'opera colossale fatta da Jiva Gosvami. Ed è grazie a lui, per esempio, se oggi leggiamo questo verso e non scambiamo fischi per fiaschi, no? Ah, il Buddha, ma le aeronavi io non le ho mai viste qui, no? Non si parla di aeronavi in questo Kali Yuga. No, Jiva Gosvami è andato a vedere tutti i cavilli, tutte le spiegazioni che c'erano in tanti Veda e ha scoperto che questo verso di oggi non parla di questo Kali Yuga. Quindi, ma perché noi siamo venuti a sapere, ad avere questa informazione oggi? Perché Srila Prabhupada non è stato a Vrindavana a cantare Hare Krishna, ha seguito le istruzioni del suo maestro spirituale. Il suo maestro spirituale non gli ha detto di andare poco fuori di Vrindavana o a 100 km di Vrindavana, gli ha detto di andare in Occidente, che è un po' come per noi adesso se qualcuno ci dicesse di andare sulla Luna, cioè è proprio un'altra dimensione per i sadhu di Vrindavana andare in Occidente sapendo che lì tutti che mangiano la carne si intossicano e quindi figuriamoci. Però lui ha seguito le istruzioni del suo maestro spirituale e questa forza nel seguire le istruzioni da cosa gli è venuta? Dalla purezza, dal fatto che ha coltivato questa conoscenza, ha fatto propri i suoi principi e ha dovuto pagare il prezzo del distacco, perché lui aveva una famiglia con 3 figli, aveva un'azienda farmaceutica e proprio sul momento in cui perché aveva fatto tante esperienze nella sua vita, era riuscito a creare questi laboratori che producevano, a quel punto Chaitanya Mahaprabhu gli ha detto adesso devi creare un altro laboratorio e devi andare a diffondere qualcos'altro, non le tue medicine. E gli è apparso in sogno Bhaktisiddhanta Sarasvati, gli ha detto lascia tutto e prendi l'ordine di rinuncia. E lui lì non ha detto no, perché il Dharma, io ho 3 figli, una ancora si deve sposare, mia moglie, poverina, non ha i soldi per comprarsi il tè, non ha risposto così a Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Lì, quando gli è apparso in sogno, gli ho detto prendi l'ordine di rinuncia, lui ha detto mi sa che però qui è arrivato il momento. E poi si è creato questo questa particolare situazione che lui è tornato a casa da uno dei suoi tanti viaggi e la moglie gli aveva impegnato al banco dei pegni un libro. Al quale lui teneva molto perché gli servivano i soldi per comprare il tè. Quindi vuol dire che in casa magari lui faceva grandi cose, ma in casa magari non girava granché, perché se uno deve impegnare un libro per comprarsi il tè, vuol dire che di soldi non ce n'erano. Allora lui si è proprio arrabbiato stavolta, ha detto come? Prendi questo libro. Allora adesso devi scegliere, tea or me, gli ha detto, scegli il tè o me, anche in italiano suona nello stesso modo. E lei, la moglie gli ha detto, io scelgo il tè. E lui ha detto, ok, bene, allora tieni il tuo tè e io me ne vado con me a fare quello che mi ha detto di fare il mio guru. E adesso per noi sembra facile a dirsi, poi però quando tocca a noi, Krishna viene e ci dice ok, staccati da tutto e dai tutto a Krishna perché tutto gli appartiene, cosa pensi che qualcosa sia tuo? È la più grande illusione. Aspetta, Prabhupada rido, con i miei averi rido molto meno. E allora non c'è forza, perché la Bhakti ti dice lascia tutto, salva Dharmam Parityajah, se vuoi comprendere veramente Krishna. No, ma lo farò più avanti, perché adesso intanto mi devo ritagliare un pezzo di paradiso in questo mondo. Ma che ne sai più avanti cosa succederà? Che qui gli atei, lì c'avevano le aeronavi che facevano disastri. Adesso gli atei hanno messo a punto dei laboratori dove possono fare disastri. Adesso è uscito sto virus, che ne sappiamo noi che fra un mese, fra un anno, speriamo di no, elaborino chissà quali altre situazioni e stanno mettendo in subbuglio il pianeta. E se noi non impariamo a prendere rifugio in Krishna, madre, scusa, ma non si tocca i piedi davanti a niente. E se non impariamo a prendere rifugio in Krishna e a sviluppare il giusto atteggiamento nel prendere rifugio in Krishna e rimaniamo attaccati alle nostre, oltre che ai nostri averi, a tutte le nostre speculazioni mentali, poi non abbiamo la forza di diffondere questa conoscenza. Quindi incontriamo le persone, ma non ci seguono, non seguono perché non siamo d'esempio. E allora avremmo avuto la possibilità di salvare tante anime, di aiutarle a prendere rifugio in Krishna e nonostante tutti i guai, i problemi, le difficoltà, avrebbero capito come si fa a tornare da Krishna e invece in nome del nostro egoismo questo non succede. Perché? Perché siamo troppo attaccati all'energia materiale. E questo attaccamento all'energia materiale genera invidia, no? Perché poi vediamo altri che hanno gli averi migliori dei nostri, allora questo attaccamento nutre la nostra invidia. E se noi coltiviamo queste qualità materialiste, non arriviamo nemmeno all'Upadharma. Quindi non arriviamo nemmeno a essere Ahimsa, perché l'Ahimsa sì, è non mangiarsi gli animali, non fare violenza agli animali, ma Ahimsa è anche diffondere questa conoscenza, perché questo è il vero bene. E non diffonderla è fare in ultima analisi, non diffondere questa conoscenza a chiunque incontriamo, come ha detto Chaitanya Mahaprabhu, vuol dire fare violenza a quella persona, perché se noi avessimo la forza, avessimo avuto la forza spirituale necessaria,
Le nostre parole avrebbero potuto cambiare il corso della storia per quella persona. Invece, siccome noi siamo attaccati alle nostre convinzioni, alle nostre speculazioni e alla nostra gratificazione dei sensi, quando incontriamo quella persona, quella persona continua con il suo karma e se ne va all'inferno. Quindi anche questa è violenza. Allora è una grande responsabilità che ci viene, è una grande fortuna che ci viene offerta, ma simultaneamente è una grande responsabilità che ci viene data, ed è quella di conoscere questi principi, conoscere queste scritture nei limiti delle nostre possibilità. Noi non possiamo imitare Jiva Goswami, Rupa Goswami o Srila Prabhupada, però possiamo seguire le loro orme, e quindi anche oggi possiamo impararci un nuovo verso. Anche oggi possiamo diventare più distaccati di ieri, anche oggi possiamo imparare di più a come si fa a servire il maestro spirituale, perché non è che uno arriva in coscienza di Krishna e che dice a Totò, nessuno nasce imparato. Non è che uno arriva in coscienza di Krishna, riceve alcune nozioni, ok, ho capito come si fa. Non è così. Bisogna avere l'atteggiamento giusto e imparare con umiltà e con determinazione. Allora impariamo a servire il maestro spirituale col giusto atteggiamento, e allora il maestro spirituale ci benedice. Altrimenti no. E se non riceviamo le benedizioni del maestro spirituale, la misericordia di Krishna non arriva. E senza la misericordia di Krishna non c'è possibilità di raggiungere il Sanatana Dharma. E tutto questo ateismo che c'è in giro, tutto questo materialismo, tutta questa confusione che c'è in giro rimarrà tale, almeno per quanto ci riguarda. Non avremo forza, non avremo voce in capitolo. Invece, se Techam Satata Yuktanam, se serviamo Krishna, Dadami Buddhi Yogam, Krishna ci dà l'intelligenza. Ci dà l'intelligenza per fare le cose giuste al suo servizio, e allora i nostri sforzi portano un risultato tangibile. E le persone che vengono direttamente o indirettamente in contatto con noi hanno prima lo stimolo, si incuriosiscono almeno a quello che facciamo, a quello che diciamo loro di fare, e poi sentono un forte impulso a seguire per il loro bene, mica per il nostro. Noi stiamo già cantando Hare Krishna. No, è per il loro bene, capiscono che noi stiamo facendo il loro bene, e quindi sviluppano un senso di gratitudine nei nostri confronti. E noi chi siamo? Siamo solo i rappresentanti degli acciari precedenti, e quindi sviluppano il giusto senso di gratitudine nei confronti di Krishna. E questo cambio di atteggiamento, questo cambio di coscienza trasforma le loro azioni. In tutta questa trasformazione è incluso anche che una persona diventa ahimsa, diventa non violenta, diventa veritiera. Perché diventa veritiera? Perché smette di prendersi in giro, di raccontarsela. Sì, ma tanto non mi vede nessuno. Ho capito, ma il Paramatma che nel cuore ti vede. Allora uno dice una cosa, promette, seguirò questi principi. Tanto non mi vede nessuno, allora mi accendo una sigaretta, tanto dopo la spengo, la spegni nei polmoni, ma più che spegnerla nei polmoni, la spegni nella coerenza che hai con il tuo maestro spirituale, al quale hai fatto delle promesse e poi non le mantieni, quindi rompi il principio della veridicità. Invece se compi austerità perché sai che bisogna pagare un prezzo per elevare la coscienza,
Allora rafforzi il tuo principio di Ahimsa, rafforzi il tuo principio di veridicità, rafforzi il tuo principio di onestà, di controllo di sé, di purezza, eccetera, le qualità che abbiamo descritto prima. E infatti è detto che se yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunair statra samasa tesura. Nelle persone che coltivano il puro servizio devozionale, tutte le qualità degli esseri celesti automaticamente si manifestano, spontaneamente. Uno non deve fare degli sforzi extra per diventare non violento, perché ha compiuto il sacrificio, invece di pensare solo a io e mio, è uscito, è andato nelle strade a diffondere questa conoscenza. Si è beccato 10 persone che l'hanno giudicato malamente per trovarne una che ha detto Hare Krishna. Ieri ha mandato una foto a Simeshvara Prabhu di una che ha un negozio che ha fatto la foto col libro di Prabhupada, no? E nel commento sotto c'era scritto: lui è stato al Krishna Balaram Mandir e ha visto più volte Prabhupada in quegli anni a Vrindavana. E adesso era lì orgoglioso col suo libro in mano. Sì, ma chissà cosa gli succede a questo adesso che sta leggendo il libro, no? Sì, ma se i devoti non si sacrificavano per andare a fare quello che ha detto di fare Prabhupada, lui rimaneva nel suo mondo. Chissà, invece adesso qualcosa può essere cambiato. Allora, è questo che ci richiede il maestro spirituale. Ci dice cambia, trasforma la tua mentalità, trasforma il tuo atteggiamento, purifica le tue abitudini, diventa una persona migliore. Allora puoi diventare un piccolo Buddha. C'era un film anche chiamato Il piccolo Buddha. Diventi un piccolo Buddhi, un buddino, che quando passi, per la città. Le persone, c'è qui Stefania, no? Lei perché è qui? Perché Simeshvara Prabhu andava in giro per un posto di male, di villeggiature, e suo fratello, che era seduto al ristorante, ha visto: oh, guarda gli Hare Krishna, non l'ha neanche fermato, ha solo visto, gli ha fatto la foto, vero? Ha fatto la foto e te l'ha mandata sul telefonino. E adesso Stefania è qui che ha passato qualche giorno qui con noi. Quindi tutto viene dal sacrificio, bisogna liberarsi dall'egoismo, di pensare io in termini di io e mio, la mia gratificazione dei sensi grossolana e quella sottile che è ancora più insidioso, le mie ideucce, tutti i miei infiniti perché io ho un cervello, ma che cervello c'hai? Se non ti sei ancora reso a Krishna, non è un gran cervello, no? Anche quelli che costruiscono le aeronavi pensano di avere un gran cervello, ma poi vanno a buttare le bombe, che cervello hanno? Era meglio che avevano un cervello da gallina, facevano meno danni. Quindi il vero sintomo dell'intelligenza è che una persona capisce che tutto appartiene a Krishna. È che noi siamo sue particelle e ci troviamo in un mondo dove siamo a un passo dal baratro, a un passo dal baratro, veramente. E se non ci diamo da fare, qui le cose non cambiano. E se diamo tutto noi stessi, come quel passero, no? C'è la storia che l'oceano aveva rubato le uova a quell'uccellino, allora lui è andato davanti. È andato nell'oceano e ha cominciato col suo becco voleva svuotare l'oceano per riprendersi le uova, no? Tutti a ridere, guarda cosa si mette a fare. Però lui era così determinato che ha attratto l'attenzione di Garuda e Garuda è bello grosso, è andato lì e ha detto all'oceano: guarda che se non gli ridai le uova ti prosciugo io. Allora l'oceano ha detto: no, non mi prosciugare, se no faccio una brutta fine. Eccoti le uova. E quindi il passero
da insignificante è diventato estremamente potente. Quindi noi chi siamo? Siamo la decimillesima parte della punta di un capello. Siamo a un passo dalla morte, abbiamo qualche decennio a disposizione. Una nullità paragonato alla potenza del pianeta, tutti i soldi che girano, tutte le armi. Hanno fatto una stima, adesso non mi ricordo la cifra. È impressionante, in 20 anni di guerra in Afghanistan hanno speso 230 mila miliardi in armi. Ma se ci rendiamo conto, non, bisogna 30 mila, una cifra in armi. Quindi si sono fatti fuori, ammazzati, e chi è che ha incassato questi 230 mila miliardi? E molti che adesso stanno a fare la bella vita sugli yacht, eccetera, no? Allora, loro fanno la bella vita lì un sacco. Perché siamo in Kali Yuga. Questa è la realtà dei fatti. Allora, noi dobbiamo attingere alla conoscenza, elaborare i dati alla luce degli acharya che ci danno la conoscenza e che elaborano i dati per noi. Gli acharya hanno fatto il lavoro di elaborazione e rielaborazione dei dati. E poi con ciò che ci viene dato, quello che abbiamo a disposizione, sviluppare il giusto atteggiamento di servizio, e tutto quello che facciamo diventa un'offerta al nostro maestro spirituale. Questo è l'unico modo per cambiare il corso di Kali Yuga, non ce n'è un altro. Se lo mettiamo in pratica bene, noi ci trasformiamo in Vaishnava, e quando passa un Vaishnava si gira tutta la città, ma non tutta nel senso tutti in quantità, tutti in qualità. Le anime sincere si sentono attratte da quella persona e si crea una trasformazione, in ultima analisi una trasformazione nel cuore. Uno sente il desiderio di sviluppare amore per Krishna. Ed è questo, in ultima analisi, quello che dobbiamo fare. Perché questo mondo materiale è Abrahma Bhuvana Loka Punaravarti Narjuna. Questo mondo materiale è dal pianeta più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza dove nascita, malattia, vecchiaia e morte si succedono. Quindi non è che sia un granché sto posto. Prima ne usciamo e meglio è. Se nel frattempo riusciamo a portare con noi anche qualche milione di persone, a Vaikuntha faranno un gran kirtan. Perché se torniamo da soli dicono già, ma se torniamo con una fila infinita di persone, continuano a dire già, già. E il kirtan aumenta anche a Vaikuntha, anche a Goloka Vrindavana. Quindi una grande responsabilità che abbiamo, facciamo buon viso a cattivo affare, siamo in Kali Yuga, un cattivo affare, abbiamo una forma molto precaria, un cattivo affare, magari non godiamo neanche di una gran salute o di un gran karma alle spalle, qualunque sia, facciamo buon viso, e il buon viso si fa solamente seguendo le istruzioni degli acciari. Tutto il resto passa e va, tutte le medaglie, tutti i soldi, tutti i possedimenti, tutti i panfili del mondo, se li brucia il tempo non resta niente. Invece il servizio di devozione che noi offriamo a Krishna rimane eternamente, e i suoi frutti si espandono all'infinito. Perché guardiamo Prabhupada, andava da una soffitta all'altra, in una situazione così difficile. E adesso i frutti di quello che sta facendo si espandono in modo incredibile e stanno portando un messaggio di pace, di liberazione a milioni, su tutto il pianeta praticamente. E se diventiamo sinceri servitori di Prabhupada, anche noi potremo dire, ecco, c'ero anch'io e ho fatto la mia parte. Va bene, grazie dell'attenzione. Srila Prabhupada ki jai, Granta Rashi Srimad Bhagavatam ki jai.